questa conferenza è stata una novità per, anche per dare un senso esterno dell'ottimo lavoro sinergico che c'è nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e anche delle riunioni tecniche di coordinamento, però era importante anche dare una notizia in senso giornalistico. È proprio di ieri la data del decreto dell'Agenzia Territoriale con la quale viene varata la graduatoria dei progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento a valere sui fondi PNRR. Abbiamo avuto la soddisfazione di apprendere che il progetto relativo all'ex cementificio Ciotta è stato finanziato per l'intero importo, cioè di 2,5 milioni, a valore sui fonti PNRR. Non direi un allarme, si può dire che a seguito del varo del PNRR abbiamo implementato, come dappertutto sul territorio nazionale, l'attività info-investigativa e quindi implementato anche l'attività del GIA, del gruppo ispettivo antimafia, e questa implementazione, una maggiore attenzione unita a una grandissima professionalità delle forze di polizia, come ho sottolineato, hanno dato adito a queste 7 interdittive. Dico grandissima professionalità perché tutte e 7, benché oggetto di ricorso, i ricorsi non sono stati accolti, e quindi questo vuol dire che le motivazioni sono state fatte in maniera ottimale. Abbiamo detto, ovviamente, di fronte a una diminuzione degli organici delle forze di polizia a seguito del blocco del turnover, è importante cercare di colmare questo gap con l'ausilio della tecnologia, quindi anche delle dotazioni da parte dei privati aiutano l'attività info-investigativa delle forze di polizia. Infatti abbiamo visto che laddove anche da parte privata gli impianti hanno funzionato, cioè nel senso non tenuti in maniera ottimale, poi siamo riusciti con prontezza, o meglio le forze di polizia sono riusciti con prontezza ad individuare i responsabili. I controlli su strada, ovviamente avete notato che i dati sono molto in aumento, anche perché con la necessità di verificare il rispetto della normativa anti-Covid sono state effettuate molti più controlli sia su persone che su autovetture, e quindi questo maggior controllo ovviamente ha inciso sulla diminuzione di alcuni tipi di reati, e di contro sono aumentati quei reati come le truffe perché connessi a una maggiore stanzialità in casa di quelle persone che prima erano in strada a delinquere.